Quando Dio non fa parte della nostra vita, anche le nostre relazioni rischiano di essere pregiudicate. Oggi ascolteremo la storia di un matrimonio che ormai era terminato, un matrimonio che non interessava più a nessuno, ma interessava ancora a Dio. Oggi ascolteremo la storia di Alessio, che è venuto qui a trovarci. Intanto ti ringraziamo Alessio per essere venuto e vogliamo conoscerti innanzitutto, perché chi ci ascolta da casa vuole un pochino sapere qualcosa di te, in modo che più avanti, quando arriveremo alla parte centrale della tua storia, ovvero all'incontro con Dio, possiamo aver conosciuto tutti i passaggi che ti hanno portato fin lì. Allora, io partirei proprio dall'inizio, dai tuoi primi anni di vita. Allora, innanzitutto grazie dell'invito. Io nasco a Torino da una famiglia normalissima, papà e mamma che lavorano, faccio degli studi normalissimi, arrivo al diploma, ma la mia famiglia è una famiglia cattolica non praticante. E quindi il nostro rapporto con Dio parlava in casa decisamente poco. C'erano tanti interessi, ma quello di andare in chiesa, di cercare Dio, assolutamente no. Faccio militare, qualche viaggio all'estero, e poi comincio a frequentare una palestra. Arriviamo subito alla palestra, che è la parte più importante, una delle parti importanti della mia vita. E in questa palestra facciamo karate, incontro quella che sarebbe poi diventata mia moglie. Uh-huh. E, fra amici conosciuti per caso, un giorno arriva questa ragazza. All'epoca eravamo decisamente più giovani. Quanti anni avevi? Avevo 20, 20 qualcosa, non mi ricordo neanche. Ok, 20 e qualcosa. Tua moglie sarà contentissima di questo ricordo nitido. Sono finito a militare, 25 anni. Ok. Incontro mia moglie, cominciamo a frequentarci e poi decidiamo di sposarci. Insomma, una vita che sta andando avanti nella normalità, eh? Sì, una vita assolutamente normale, studia, si conosce, cresce, la donna della propria vita, si lavora, scambia qualche lavoro. In tutto questo, in tutti questi anni di vita, che sono comunque tanti, sono più di 20, non c'è mai stato un grande interesse per il pensiero per di Dio, assolutamente, non c'è. Adesso guardandomi indietro posso dire che ho incontrato forse l'aiuto, il sostegno di Dio nella mia vita, quando io proprio non mi curavo di Lui, non pensavo a Lui. Esatto, tu in quel momento non avevi interesse nei suoi confronti, ma Lui non aveva perso il controllo della tua vita, anzi guidava ogni passo. Quindi questo incontro che vi porterà al matrimonio, giusto? Sì, esatto. E come andranno questi anni, questi primi anni di matrimonio? I primi anni di matrimonio sono andati abbastanza bene. A un certo punto però sono intervenuti degli eventi che hanno modificato un po' gli equilibri. Sono mancati i suoi genitori, è mancato mio papà, e questo ha scosso un po' le nostre fondamenta, anche perché erano elementi essenziali della stabilità della famiglia, nel senso che avendo due bambini piccoli comunque erano importanti, i nonni sono importanti, certo, lo sappiamo. E io e mia moglie abbiamo iniziato ad avere qualche problema, qualche difficoltà. Era un po' di tempo che noi parlavamo soltanto più di problemi, insomma ci siamo ritrovati dopo un po' di tempo a essere due persetti sconosciuti, due strani, due coinquilini, e quindi abbiamo passato 2 anni separati in casa. Quindi possiamo dire che fino a quando le cose andavano avanti nella serenità, anche il vostro rapporto funzionava. Sì, quando sono intervenuti i primi problemini, già qualcosa si stava inclinando. Esatto.
E quindi vi trovate poi ad un punto quasi di non ritorno, possiamo dire. Assolutamente sì, assolutamente sì, anche perché io avevo un sacco di manie, di interessi diversi. Per esempio, ce ne vuoi raccontare qualcuna? Prima ho accennato ai viaggi, no? E uno dei due oggetti che ho portato qui è una maglietta che arriva da un viaggio. Sì. Io passavo tanto tempo a mettere a posto il mio armadio. Il mio armadio deve essere un armadio assolutamente piegato benissimo, con dei parallelepipedi perfetti, con... Vedi come è piegata questa maglietta? Che di solito non è un problema all'interno di un matrimonio, no? Un sì, marito però che io passavo più tempo nel mio armadio o con le mie collezioni. Dopo vedremo l'altro oggetto. Questa maglietta che ho sfilato dall'armadio oggi per portarla qui, uno degli oggetti che ho pensato di portare, vedi che è piegata in maniera differente. L'ho messa da poco e l'ho piegata. Forse non è neanche mal piegata, ma comunque non è piegata perfettamente. Questa qualche anno fa sarebbe stato un problema. Ci avrei dovuto rimettere a posto tutto l'armadio, insomma. E passavo tanto tempo... possiamo chiamarle fissazioni particolari? Fissatissimo. Ero veramente fissatissimo. Ma non soltanto per queste cose qua, c'avevo delle cose che mi interessavano e mi portavano via un sacco di tempo. Però via tempo ai miei figli e anche al matrimonio, mica solo quello. Però detto questo, di base, alla fine non c'era più interesse per mia moglie. Posso chiederti se in quegli anni... Penso di conoscere già la risposta. Tu hai detto di non aver mai avuto interesse nei confronti di Dio, d'altronde neanche la tua famiglia te ne aveva mai parlato. In quegli anni consideravi il matrimonio come un progetto divino? O assolutamente no. Quindi era una tua proprietà di cui disporre assolutamente. A piacimento. Diciamo che con la nascita dei bambini è aumentata la responsabilità perché c'erano i bambini. Perché comunque... avendo un po' di coscienza, uno dice prima di dire vabbè non funziona, sai che c'è, me ne vado, devi anche pensare ai bambini, perché comunque c'erano dei bambini piccoli, però comunque non, questa cosa non ci avrebbe comunque fermato. Sì, io lo consideravo anche nell'ottica magari di chi ci ascolta da casa, perché sempre di più ultimamente purtroppo si agisce in questo modo, no? Quando l'interesse umano, carnale, sfuma, allora consapevolmente e serenamente uno decide di interrompere il rapporto e non si considera mai come il matrimonio sia un progetto divino e come sia un legame a cui lui tiene. Ma tu in quegli anni ovviamente non ne prendevi, non ne avevi coscienza. Assolutamente, anche perché non conoscevo Dio come in realtà lui voleva rivelarsi nella mia vita, insomma. E cosa è accaduto? Cosa è accaduto poi da quel momento? Hai detto siete stati separati in casa per un certo periodo. Siamo stati separati in casa per 2 anni, la casa era in vendita, non riuscivamo a venderla, venivano a vederla, tutti molto bella, bella casa, ma non nessuno comprava. E poi avevamo già i documenti pronti, gli avvocati dovevano presentare i documenti, insomma avremmo dovuto separarci da lì a poco. Però in quel periodo io lavoravo con un collega che da un giorno all'altro, ma proprio da un giorno all'altro, mi sono preoccupato, gli ho detto ma è successo qualcosa? Ed era successo. Incomincia a parlarmi di Gesù. Mi parla di Gesù e io gli rispondevo per quello che era il mio Gesù, nel senso che, come dicevo prima, una famiglia cattolica non praticante, però comunque io ho avuto comunione, cresima, ho frequentato catechismo e poi comunque i miei erano, la mia famiglia è sempre stata una famiglia di gente che leggeva molto e quindi la storia ha sempre appassionato molto, soprattutto mio padre, ma anche mia madre, ma soprattutto mio padre. E quindi dal punto di vista storico mi interessava conoscere anche questa parte di storia, no? E quindi gli rispondevo per quello che era il mio Gesù. Tu cosa vedevi di diverso in lui? Hai detto da un giorno all'altro è cambiato. Nonostante tu fossi una persona particolare con le tue fissazioni, però avevi notato delle stranezze? Sì, ma allora io ho sempre avuto un carattere particolare, nel senso che non sono mai stato magari un simpaticone, un compagnone, ma proprio un pezzo di pane, magari anche no. E questo mio collega magari era anche simpatico, ma proprio bravissimo e una persona piacevole, anche no, nel senso che proprio stargli vicino dopo un po'... Diventava complicato. Sì, diventava un po' complicato.
Però grazie a Dio questa persona è cambiata da un giorno all'altro, veramente. E non è soltanto cambiata perché lo vedevi cambiato, era cambiato perché ti parlava di Gesù. Tant'è che io gli ho detto, ma sei sicuro? Non è che è capitato qualcosa, stai finito in qualche setta strana. Sai, se ne sentono tante al giorno d'oggi, perché non può capitare a te, magari è capitato pure a te, sei finito in qualche giro strano, sai. E lui mi parlava di Gesù e io gli rispondevo per quello che era il mio Gesù. Cioè era più facile per me credere ai marziani che credere a Gesù come figlio di Dio. Poi Gesù potevo anche crederci, nel senso che per me era una persona buona che faceva delle buone azioni e che insegnava delle cose buone. Però l'ha fatto anche Gandhi, ma sono due cose diverse, no? Assolutamente. E a un certo punto lui continua a parlarmi di Gesù e un giorno mi invita a vedere il suo battesimo. Mi invita a vedere il suo battesimo e io lascio mia moglie e i miei figli a vedere una mostra. Arrivo davanti alla chiesa, ero da solo e non entro. Vedo la sua macchina, sento cantare, dico... E sapevo che era un battesimo particolare perché lui mi aveva spiegato che si battezza adulti, eccetera, eccetera. Però non sono arrivato qua, ho visto la sua macchina, ho detto entro, non entro. È più facile se non entro, non entro. Non te la sei sentita? No, era troppo forte per me. E non sono entrato. Sono tornato a casa e abbiamo continuato la nostra vita da separati in casa e questo mio collega ha continuato a parlarmi del Signore. Io ho continuato a rispondere di quello che per me era Gesù e io gli davo le mie idee e lui mi rispondeva con la Bibbia. E lì è cambiato qualcosa. È cambiato qualcosa perché... la parola va ad effetto. Un bel giorno vado a casa e dico a mia moglie, senti, domenica vado a vedere il battesimo della moglie di un mio collega. E lei dice, non hai capito niente. Cioè non hai capito nulla come battesimo di una moglie del tuo collega, la figlia del tuo collega. Infatti che noi siamo arrivati al battesimo con una collanina bellissima, da bambina. Pensa a te. Ho detto, no, guarda, la moglie di un mio collega, perché si battezzano da adulti e fanno questa cosa un po' particolare che non è... Tova. Al che mi fa, ma possiamo venire anche noi? Insomma, sono 2 anni che ci parliamo proprio per il minimo indispensabile, non facciamo più niente insieme, e ci importa nulla l'uno dell'altro, tant'è che non litighiamo neanche più. Poi in un evento così strano, esatto, perché per dovresti voi. Venire, voi non sapete cosa fare, venite anche voi, andiamo a vedere questo battesimo. E a me interessava, come dicevo prima, più dal punto di vista storico, perché un battesimo in acqua da adulti non l'avevo mai visto. Pensavo semplicemente che il battesimo unico esistesse quello per aspersione. Quello. Al che andiamo a vedere, entriamo in questa chiesa durante questo battesimo e sinceramente la prima impressione è stata veramente dove sono finito? Io frequentavo le chiese per lavoro, ma non pensavo di poterci trovare persone allegre in chiesa. Sempre tutte tristi le persone nella chiesa. Anche perché forse frequentavi determinate circostanze quindi... che non sono proprio allegre. Però comunque anche quando ci vai negli altri momenti non ci trovi gente allegra, gente che è contenta di stare lì con il sorriso, che ti saluta dicendoti benvenuto, prego, accomodati dall'ingresso fino a quelli più avanti e poi ancora in mezzo ai banchi e poi con tanta luce. Tanta luce, nessuna statua, nessun quadro. Era una situazione un po' particolare. Ovviamente. E anche ci siamo ritrovati a vedere questo battesimo e ci è piaciuto. E poi ci hanno invitato a tornare nella settimana seguente per i culti speciali. Sì. Ci siamo informati sui culti speciali, mi sono informato, ho scoperto che c'era un culto per la famiglia e ho detto a mia moglie, senti, l'unica strada che non abbiamo mai sperimentato, perché non andiamo a vedere un culto per la famiglia? Poi magari non capita niente. Perché no? Proviamoci. E allora siamo tornati a vedere questi culti per la famiglia. E in questi culti per la famiglia è successo qualcosa di particolare, nel senso che ci siamo ritrovati a vedere questo ascoltare questo sermone di questo pastore, parlava della famiglia benedetta e qualcosa è cambiato in noi, nel senso che noi siamo entrati lì dentro che siamo delle persone quasi sconosciute e siamo usciti che eravamo una famiglia.
come detto prima, non avevate neanche alcun interesse nel ripristinare questa relazione, questo rapporto. Assolutamente. E invece all'improvviso qualcosa quella sera cambiò in voi. Ed è strano perché, insomma, dal tuo racconto, sia tu che tua moglie, e qualcuno che ci segue assiduamente forse ricorderà la sua testimonianza, perché abbiamo ascoltato anche la sua, siete persone con un carattere abbastanza determinato, sicuro, insomma, non persone che cambiano idea così facilmente. Eppure quella sera tutto cambiò. E cambiò non per un sermone di un uomo, ma perché Dio vi stava cercando. Ed è incredibile considerare come lui avesse progettato che insieme e come famiglia arrivassi a lui per la prima volta, perché non lo conoscevate. Tant'è che quando sono passato qui davanti, che ero da solo, per vedere il suo battesimo, il battesimo di mio collega, non sono entrato. Certo. Sono poi entrato con... E questo noi non lo chiamiamo un caso, ma lo chiamiamo un piano bellissimo che Dio aveva per la vostra vita. E da quel momento immagino che siate cambiati sia voi nella singolarità che voi come famiglia. Cosa è accaduto? Beh, è accaduto che il Signore ha iniziato un'opera nella nostra vita. E ovviamente siamo tornati a essere una famiglia, abbiamo incominciato a frequentare la Chiesa, a servire, a metterci a disposizione, a cercare di cambiare quello che è il nostro carattere. Il Signore sta ancora lavorando, non è che, anzi, ne ha ancora un parecchio di lavoro. Come con tutti, in realtà. Però abbiamo cambiato, abbiamo rimesso ordine nella nostra vita, abbiamo rivisto le priorità e adesso stiamo cercando di servire, di seguire quelli che sono gli insegnamenti della parola di Dio. E l'altro oggetto è proprio un oggetto... Ah sì, è vero, c'è un secondo oggetto. Sì, è una delle mie tante collezioni che ho dismesso, che ho abbandonato, perché anche lì passavo ore e ore a mettere a posto, pulire, riordinare, giocare. Non che ci sia nulla di sbagliato, no? Assolutamente. Nel collezionismo, assolutamente, piuttosto. Assolutamente. Però tu l'hai voluto portare oggi come proprio un po' un simbolo, no? Di una vita che a volte si fissava su determinate cose, lasciando poi sfuggirsi tante cose più importanti, come un matrimonio che stava finendo, piuttosto che altre situazioni fondamentali, fissazioni in determinate cose e poi tutto il resto può anche andare via. Esatto, ma non sono le uniche, nel senso che quando sono entrato in chiesa, poi ho iniziato a frequentare la chiesa, i fratelli, mi sono accorto che ci sono alcuni fratelli, per esempio, che sono, lasciamo dire, sono tifosi di calcio. E io non sono più tifoso di calcio. Non mi interessa più la Ferrari, non mi interessa più la vela, perché io mi svegliavo di notte per guardare le corse di Formula 1. E questi erano dei problemi per me. Evidentemente sì, nella tua vita erano diventati degli idoli, esatto, che non lasciavano, esatto, entrare Dio. Bravissimi. Semplicemente. Avevano preso tutti dei posti prima della mia famiglia. Ovviamente Dio non esisteva. Dio non esisteva per però te. Tutti prima della mia famiglia. E quando poi è entrato Dio, allora ha tolto tutto quello che non serviva, che perlomeno ha messo più in basso rispetto alle priorità, quelle vere, no? Alle cose importanti. Ovviamente. Quindi oggi sono qui a ricordarci che possiamo anche metterli via, che la loro posizione un pochino è calata nella tua scala. Parecchio. E adesso c'è Dio, la tua famiglia e quello che il Signore vorrà per voi. Ti ringraziamo, sono certa che la tua storia sarà molto utile per chi ci sta guardando da casa. Perché sempre di più si sente dire che è normale che quando una relazione finisca si debba interrompere. E invece la parola di Dio nel libro di Ecclesiaste dice che una corda a tre capi non si spezza così presto. E si parla di corda a tre capi proprio facendo riferimento alla coppia con l'aiuto di Dio. E se una famiglia non si spezza così presto, dice la parola di Dio, è soltanto per il suo aiuto. Quindi quest'oggi, se stai lottando per ricostruire il tuo matrimonio o se semplicemente hai perso l'interesse per farlo, sappi che Dio ci tiene alla tua vita, alla vita della tua famiglia e ancora oggi tutto può cambiare.